Con la peste suina siamo veramente in allarme. Se volete entrare in azienda dovete mettervi i calzari e lasciare qui le macchine. Voi siete i potenziali untori. Lei qui nella Tuscia Viterbese alleva 300 suini all'aperto. Sì, l'azienda alleva suini di Cittasenese da oltre 100 anni. Ovviamente, essendo un allevamento all'aperto, siamo molto più esposti al contagio. Siete preoccupati dall'emergenza peste suina? No, siamo terrorizzati. Per noi significa chiudere. Nel caso di contagio sarebbe la morte dell'allevamento e quindi addio ai salumi d'eccellenza di fama mondiale che noi esportiamo. In caso invece di avere animali sani, ma nel raggio di 10 km, un caso di PSA potrebbe portare all'abbattimento totale dell'allevamento anche se sani. Con la peste suina noi rischiamo di perdere completamente il patrimonio genetico fin qui mantenuto dal tempo degli Etruschi. La peste suina africana che minaccia gli allevamenti è una malattia virale altamente contagiosa e letale che colpisce cinghiali e maiali, ma che non è trasmissibile agli esseri umani. È arrivata anche in Italia, in Piemonte, Liguria e Lazio. Non c'è un vaccino in commercio. Intanto le immagini dei cinghiali tra cassonetti e traffico di alcune grandi città come Roma dilagano sul web e destano allarme. Quanti sono i casi di peste suina? Ad oggi sono 125 tra Piemonte e Liguria e 10 in Lazio. È stata iniziata un'azione di depopolamento. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di evitare che la malattia passi dal cinghiale, quindi dal selvatico, al suino d'allevamento. Questo è importantissimo perché implicherebbe gravissime ripercussioni sul mercato nazionale ed internazionale. Sono state adottate dalla struttura commissariale varie ordinanze che hanno individuato delle zone rosse, delle zone delle cosiddette aree infette. Quindi lì sono state innalzate già delle barriere che evitino l'ingresso e la fuoriuscita di cinghiali eventualmente positivi.